Ebbene, guardate ad esempio, questi sono fogli di linea, questo tratto dei codici metri, qua sono elencati 116 libri, era faticoso non avere i libri, tra cui questo libro di Miyamoto, di cui parleremo un attimo dopo. Vedete, ad esempio, qua ho fatto un conto, questi sono libri piccoli, io ho fatto la mia versione per poter leggere più facilmente con il computer, la somma mi scrive che 48 in realtà è 50, sbagliava sistematicamente in conto, è una cosa da sorprendere, è stato dimostrato. Se metteva più di due numeri se ne sbagliava, non era, quindi questo può, così ce lo sentiamo più umano, no? Questa specie di gigante del pensiero, sbagliava più. Guardate questa lista di vocaboli, il codice tribuziano probabilmente è quello che racchiude questi vocaboli. Che vocaboli servivano a Leonardo? I vocaboli che servivano a Leonardo, lui li chiamava latini, ma non era latini, era già entrati nell'italiano, diciamo, non volgare, li voleva imparare tutti. Perché qual è la vocazione di Leonardo? Che lui l'ha assunta come fosse la sua croce e la sua delizia. Qual è la vocazione di Leonardo? A cui non si è tirato indietro, ma è ovvio. È tutto sopra. Poi non ha elevato, perché a tutti noi succede di abbracciare un'idea e poi di elevarci. Ma all'inizio era chiaro. Sgrondano polemiche, cioè eleva la sua arte mezza meccanica, che era mezza meccanica e mezza liberale, perché il disegno è comune anche alle famose arti liberali, la musica, l'astronomia, la geometria e l'aritmetica, elevarla al rango di arte liberale. Se è vero, un'offesa essere meccanico, vuol dire non sei degno di interessarti di un'arte liberale, dell'uomo libero, sei degno di un'arte da uomo libero. Allora, prego. Scultura diceva che era arte meccanichissima, purtroppo per gli scultori. Vedete cosa fa? Qui è il peso P che a un certo punto trova il suo equilibrio tra un chiodo e un contrappeso. Leonardo da Vinci, facendo quello che fa ciascuno di noi, che moltiplica P per il suo braccio che è LP e Q per il suo braccio che è LQ, guardate che i bracci sono astratti. Leonardo costruisce una leva angolare fisica e dice, è la stessa cosa, trovare l'equilibrio di quel filo è come trovare l'equilibrio di questa leva rigida, e quindi fa uso consapevole di questo strumento straordinario che è l'analogia. Cos'è l'analogia? L'analogia è una felice associazione del pensiero per cui ciò che crediamo ancora di conoscere, crediamo di non conoscere, viene riportato a ciò che ci è già detto. È lo strumento principe di ogni scienziato. A volte l'analogia astratta è a livello di formule, ma tutti gli inventori, tutti gli scienziati confessano che hanno avuto analogie. Anche Einstein, nell'autobiografia che ha costruito nelle sue varie conferenze, ha raccontato, ha detto che ho detto mi sono illuminato quando ho capito che cosa succedeva a un uomo che cade in un ascensore, che annullava con un'accelerazione adatta alla forza di gravità. Tutti i codici di Leonardo sono ricchissimi di queste analogie. Ecco, questo è un'applicazione mirabile del potere dell'analogia. Dunque, i trattati militari contemporanei a Galileo dicevano che il moto di crescita era questo. C'era una frase, una fase curvilinea di raccordo e poi il riprimo precipitato. Leonardo da Vinci ha disegnato giustamente la traiettoria parabolica, non solo stupefacente, ha fatto questo disegno un po' asimmetrico per tener conto dell'area che frena, che lo stesso Galileo aveva trascurato. Voi mi capite, avendo scoperto che il moto di caduta va come il quadrato del tempo, mentre il moto rettilineo, mentre l'altra componente, quella orizzontale, è proporzionale al tempo, se voi ve lo ricordate dalla scuola, fate un astro, un diagramma, ci mettete qualcosa che va come t e qualcosa come t quadrato, tenete una parabola, ecco perché il moto dei proiettili, che la composizione è parabola. Come è arrivato? L'avete già capito come è arrivato, no? Perché lui osservava un fenomeno molto più facile, che è quello dei getti d'acqua. Anche questi, guardate, come fosse una colubrina, no? Cioè un cannoncino con vari gradi, e osservando i nuoti dell'acqua,
che sono più facili a osservarsi, ha colto la legge della parabola. L'efficacia non è sempre così immediata, non è sempre così diretta, non è sempre così vera, ma questa è l'efficacia del metodo analogico.